Kaspar Capparoni è nel cast del reality condotto da Alessia Marcuzzi, in onda dal prossimo 24 gennaio su Canale 5. Ecco tutto quel che c'è da sapere su di lui. Kaspar Capparoni è già dato come favorito alla 14ª edizione dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, secondo gli analisti di Stan Libe. Il bell'attore punta al successo a 4 volte la scommessa, davanti al cantante Riccardo Fogli e al giornalista Paolo Brosio, entrambi a 6,00. Si gioca a 7,00 la vittoria della ex Valentina, Demetra Hampton, seguita dall'ex concorrente di Amici, Luca Vismara, a 8,00 insieme a Joe Squillo. Stessa quota anche per i due sportivi del gruppo, il judoka Marco Maddaloni e l'ex calciatore Abdelkader Ghezal. Kaspar Capparoni, gli inizi a teatro e la lunga carriera. Kaspar Capparoni, nome d'arte di Gaspare Capparoni, è nato a Roma il 1 agosto 1964, dove ha frequenta la Deutsche Schule. Dopo aver esordito a teatro all'età di 18 anni grazie a Giuseppe Patroni Griffi, con il quale lavorerà poi per 20 anni, nel 1984 è nel cast del film Fenomena, diretto da Dario Argento, a cui fanno seguito Colpi di luce, 1985, con la regia di Enzo G. Castellari, il commissario Logatto di Dino Risi, Giallo Parma, 1999, regia di Alberto Bevilacqua, Il ritorno del Monnezza, 2005, diretto da Carlo Vanzina, Two Families di Romano Scavolini e Il sole nero, 2007. Capparoni ha lavorato anche in varie fiction televisive, tra cui la soap opera Ricominciare, 2000, la miniserie Piccolo mondo antico, le serie Incantesimo 4, 2001, ed Elisa di Rivombrossa, 2003, La caccia, 2005, diretta da Massimo Spano, in cui interpreta l'antagonista di Alessio Boni, e la serie Capri, 2006, quest'ultima con notevole successo. Nel 2007 è stato poi protagonista, al fianco di Lucrezia Lanti della Rovere, della miniserie Donna Detective, con la regia di Cinzia TH Torrini, e nel 2008 è entrato a far parte del cast della serie televisiva Rex, regia di Marco Serafini, nei panni del commissario Lorenzo Fabbri presente dall'11 gradi alla 12ª stagione, conquistando grazie a questo personaggio grande popolarità. Il ritorno sul piccolo schermo. Nel 2009 Capparoni è tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione italiana di Rex e con il film TV di Canale 5 Al di là del lago, regia di Stefano Reali. Nel 2010 è stato protagonista ancora con Lucrezia Lante della Rovere nella seconda stagione della miniserie di Rai 1, Donna Detective, regia Fabrizio Costa, ed è tornato in Al di là del lago 2. Altra fiction di successo alla quale ha preso parte è Le tre rose di Eva, 2012, nei panni di Don Riccardo Monforte presente nelle prime 3 puntate della prima stagione. Nel 2011 ha partecipato alla 7ª edizione di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, in coppia con Giulia Musichina, uscendone vincitore con il 51% dei voti, e nel 2012 è tornato in pista partecipando allo spin-off del programma, Ballando con te, sempre in coppia con Musichina, aggiudicandosi anche la Coppa dei Campioni con il 43% dei voti. Nel 2013 ha poi partecipato come concorrente a Tale e quale show condotto da Carlo Conti, e nel 2015 è stato ospite nell'album di inediti di Fiordaliso nel brano Eclisse Totale. Gioia e dolori della vita privata. Quanto alla vita privata di Kaspar Capparoni, dal primo matrimonio con Ashraf Ghanouchi ha avuto 2 figli,
Scheherazade, 1993, e Joseph, 2000. Nel febbraio 2003 fu arrestato con l'accusa di maltrattamenti e sequestro di persona, dalla quale fu in seguito assolto. Assolto anche dall'accusa di violazione degli obblighi dell'assistenza familiare, e invece condannato al pagamento di 300 euro di multa per insulti nei confronti dell'ex moglie. A Diva e Donna Capparoni ha rivelato di aver pensato al suicidio, dopo che la sua prima moglie lo accusò di maltrattamenti. Ora, però, quel brutto periodo è alle spalle. Attualmente vive con la seconda moglie, l'ex schedina di quelli che il calcio Veronica Maccarone, sposata nel 2010 in gran segreto a Cerveteri, dalla quale ha avuto altri due figli, Alessandro, 2008, e Daniel, 2013. Ha una grande passione per i cani, possiede due pastori svizzeri, e racconta che chi gli è stato più vicino nei momenti di difficoltà è stato il suo amico a quattro zampe Leroy, e ama giocare a golf per rilassarsi. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.